Beh ragazzi, con questo zainetto in spalla potrei dirvi benissimo che oggi si va al mare. Ed infatti l'oggetto che voglio farvi vedere sarebbe veramente perfetto. Infatti qui dentro, ragazzi, dovete sapere che ho un oggettino molto molto bello. Si tratta di una cassa Bluetooth, ma non una normale cassa. È in assoluto la cassa migliore che io abbia mai visto sotto ogni singolo punto di vista. Perché? Beh, lo stiamo per scoprire. Prima di iniziare però, lasciate un bel pollicione in su. Raggiungiamo 8000 mi piace a questo video per un'altra recensione. Quindi, detto questo, è arrivato il momento di aprire questa sacca misteriosa e vedere che cosa c'è dentro. Beh, prima di tutto ci tenevo a ringraziare Sony per avermi inviato questo bellissimo kit da spiaggia. Prima di tutto, che cosa troviamo? Questo robo qui, che no, non è l'oggetto che voglio farvi vedere oggi, bensì è un asciugamano. Forse Sony mi sta dicendo che è l'ora di farsi una bella vacanza? Direi proprio di sì. E voilà! Ah, bello, mi piace. Probabilmente sarà il mio prossimo asciugamano per il resto della mia vita. Comunque sia, non è questo quello che ci interessa. Sì, anche lo zainetto è figo, l'asciugamano è fighissimo. Ma la cosa che ci interessa di più, che è qui dentro, è questa qui, ovvero la nuova cassa Bluetooth di Sony. Allora, sta cassa assomiglia un po' a quest'altra cassa qui dietro che mi inviò sempre Sony un po' di tempo fa. Cioè è tipo la versione in miniatura, se la guardate. Cosa fa questa cassa di tanto speciale? Beh, oltre ad essere molto figa esteticamente, basta andare ad accenderla per scoprirlo. Tan tan tan, guardate un po' qua che figa. Ci sono dei LED. E non è tutto. Andiamo a mettere una canzone con il telefono. Adesso siamo a metà del volume e guardate che figa è questa cassa. Aspettate che la porto da un'altra parte così riuscite a vedere al buio le luci quanto sono belle. Cioè, è una roba spettacolare. La cosa figa è che queste luci si possono regolare anche come vogliamo attraverso un'app che si può scaricare dal telefono. Poi ha dei bassi che sono qualcosa di spaventoso. Volendo, cliccando qui sopra, abbiamo un po' di pulsanti, vabbè, quelli pausa e avvio, poi meno e più per il volume. Poi abbiamo un tastino molto figo che è la modalità live. Adesso vi faccio sentire che figata. Cioè, praticamente se clicchi sulla modalità live, la cassa ti avvolge, ti senti come se fossi a un concerto ascoltando le tue canzoni preferite. Cioè, io ragazzi non so se attraverso la telecamera si riesce a sentire, ma vi assicuro che dal vivo è una figata pazzesca. E voglio farvi vedere anche un'altra cosetta. Il bello di questa cassa è che la puoi usare anche come uno strumento musicale vero e proprio. Come si fa? Basta fare così. E poi? Ogni lato fa un suono diverso, basta dare un colpetto. Più è forte il nostro colpo, più sarà il rumore, guardate. Che poi le luci sono una figata. Guardate qua che roba. Voi ditemi se avevate mai visto una cassa così figa. Cioè, con i LED, che si sente benissimo, si sente fortissimo, con una batteria spettacolare. E che la puoi usare anche come strumento musicale, il che è divertente se fai tipo un party, una festa, no? Puoi fare così. Devo dire altro? Sì, c'è altro da dire. In realtà è anche resistente all'acqua. Potete mettervela nella doccia, potete metterla a fianco a una piscina, nella spiaggia, in qualsiasi situazione, ragazzi. Certo, non è che la potete andare a buttare dentro l'acqua, il che non avrebbe nemmeno senso perché sotto l'acqua il suono diminuisce. Però è resistente agli schizzi, resiste alla polvere, alla sabbia, a queste robe qua. È perfetta quindi da portare al mare, per usare, da usare nei falò in spiaggia.
adesso vi faccio vedere un attimo l'app perché ci permette di fare un botto di cose. Ad esempio adesso vediamo un po' la modalità illuminazione. Abbiamo tante modalità fighissime. Questo è tipo party flash. Possiamo andare a scegliere il colore, tipo questo è verde. Mettiamo viola, guardate che figo. Poi possiamo anche scegliere un colore fisso. Possiamo mettere quello che ci pare. DJ control. Quindi possiamo divertirci anche a fare i DJ. Adesso vi rimetto un attimo l'audio. Che figata, l'amo! Guardate che altro si può fare! Muovendo il telefono si possono mettere dei suoni che fa la cassa. Puoi addirittura alzare o abbassare il volume facendo così con il tuo telefono. Puoi regolare l'illuminazione come vuoi. Quindi ragazzi, beh, che altro dire? In conclusione, io sono rimasto veramente sbalordito da questa cassa. Se dovessi dargli un voto da 1 a 10 sarebbe assolutamente 10, perché questa cassa ha tutto, non gli manca niente. È perfetta per le feste, cioè, puoi fare il DJ, puoi fare quello che ti pare, la puoi portare ovunque perché non si rompe. Ci sono le luci, si sente benissimo, fortissimo, ha dei bassi da paura. E vi giuro che non lo dico tanto per dire, ma se capitate in un negozio, avete la possibilità di provarla, ragazzi, se cercate una cassa, questa è la migliore che io abbia mai provato. E di casse buone io ne ho provate tantissime, eh. Sono rimasto spesso sorpreso, ma questa, credetemi, che le batte tutte. Cioè, ti permette di fare tantissime cose e con stile. Quindi, io direi che per la recensione di oggi siamo giunti al termine. Rullo di tamburi. Yeah, potrei diventare un DJ. Se siete interessati a questa cassa, vi metto il link qui sotto nella descrizione. Spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare tantissimi mi piace, 8000 mi piace, nuova video recensione. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, seguitemi sul mio profilo Instagram, link nella descrizione. Noi ci vediamo alla prossima, un salutone e ciao a tutti.